siete, davvero un'accoglienza magnifica, mi sono sentita subito a mio agio, grazie quindi davvero di cuore e sono pronta per affrontare la prima serata questa sera che mi vedrà in qualità di conduttrice. Il nostro programma si chiama Siciliamo Mangiando con le Stelle, ci saranno degli chef, quattro chef che prepareranno dei piatti tipici siciliani, quindi impareremo anche a cucinare con caratteristiche tipiche della Sicilia e poi ci saranno momenti logicamente dedicati invece all'intrattenimento, alla musica, alla moda, insomma una serata spero divertente per chi ci segue in piazza e per chi ci segue da casa. Barbara, una linea impeccabile, il tuo rapporto col cibo qual è? Grazie per la linea impeccabile, no, impeccabile no, si può sempre migliorare, però devo dire che ahimè faccio un po' di sacrifici per cercare di rimanere in linea perché sono una gran golosa, infatti l'ho dimostrato nel giro qua attraverso gli stand, ho assaggiato un po' tutte le specialità, dai dolci, un torrone con i pistacchi che era fantastico, pistacchi e zucchero, sì. Era meraviglioso, panettone, poi il marsala col cioccolato, so, ho assaggiato delle cose buonissime che non conoscevo. La linea, certo, poi bisogna fare un po' di ginnastica e buttare giù le calorie che si sono immagazzinate. Dal tuo libro dei ricordi di viaggi in Sicilia, qual è il ricordo più bello che hai portato alla nostra terra? Allora, sicuramente i colori. Entrando a Marsala ho notato i colori dei palazzi, che è un colore caldo, bellissimo, che ricorda la storia, il profumo del mare, l'accoglienza delle persone e la tradizione enogastronomica che cerchiamo questa sera di far conoscere anche in tutto il mondo. Quindi sono tante le caratteristiche di questo territorio. E poi è una città bella, ma io pensavo fosse un caldo magari terribile, in realtà è un clima invece temperato, fresco, quindi si sta bene anche a livello climatico. Qual è il tuo rapporto con la cucina siciliana che hai avuto modo di apprezzare in questa serata? È un rapporto molto, è sempre un, io lo dico sempre un viaggio, dico mangiare siciliano è un po' come fare l'amore perché è un po', sono sapori molto intensi, molto forti che ricordano questa terra che comunque è piena di tanta storia e di tante storie legate a popolazioni ma anche di tante tradizioni. Il piatto che più ti ha colpito di questa terra siciliana? Beh, questa sera devo dire che è una bella, c'era una bella scelta, ho mangiato tutto, sicuramente. Dolce, salato? No, salato, salato, devo dire la ricciola con il pistacchio, i capperi, il marsala vergine, che poi mi hanno spiegato che appunto ci sono diverse tipologie di del marsala. Conoscevi il marsala come vino? Oggi, ho avuto modo, lo conoscevo, ma non... Sai un conto quando ti hai sentito dire o quando hai possibilità di berlo fuori, magari andando in giro, ma quando sei qua direttamente dove sei, è tutta un'altra sensazione perché te lo gusti insieme anche alle persone, quanto e poi quanto è buono, perché poi un conto è berlo, c'è anche più soddisfazione, no? Berlo, non so, a Santo Domingo un conto, invece berlo qua. Ma qual è il ricordo che porterai di questa terra siciliana? Quali sono le sensazioni che custodirai di questo viaggio in Sicilia? Beh, che è stata una... per me è un'esperienza unica, perché ho avuto modo che secondo me ci devono fare sempre più manifestazioni di questo genere, proprio per poter far conoscere, a parte ovviamente la sicilianità dei prodotti, ma proprio a io stessa essere testimone da promuovere il cibo anche in altri paesi, quindi sia io come testimone ma sia anche la gente che era questa sera che ha avuto mono, no, di vedere questo viaggio. Quindi penso tutto. Che ritornerai felicemente in Sicilia prossimamente. Ah sì, ritornerò. Sì, ti aspettiamo allora. Speriamo bene.